terminato il primo torneo di calcio e basket targato Vivi l'Estate, che si è tenuto qui al Parco Benessere. Si è tenuto grazie alla collaborazione tra le due associazioni, l'associazione Vivi l'Estate e l'associazione Vivere Monte di Procida, che gestisce la struttura del Parco Benessere in località Cercone. Qui vedete Andrea Borrelli, l'associazione Vivi l'Estate ha ringraziato tante volte e lo faccio ancora una volta con immenso piacere, un grazie enorme. Quando le associazioni tra loro ovviamente si uniscono e collaborano, la sinergia è sempre spettacolare. Prego Andrea. Noi siamo davvero felicissimi di avervi ospitati, non c'è bisogno di ringraziarci, perché per noi è stato veramente un piacere ospitarvi. Sono stati 5 giorni anche emozionanti, perché vedere tutti questi ragazzi affollare il Parco del Benessere è stato davvero emozionante. Quindi noi vogliamo farvi complimenti e simbolicamente vi vogliamo consegnare questa targhetta che rappresenta le chiavi del parco, perché con questo vi vogliamo dire che il parco è sempre aperto per qualsiasi vostra manifestazione, in qualsiasi occasione. Ovviamente non solo a voi, a qualsiasi associazione del, diciamo, di Monte di Procida, perché come hai detto tu bisogna collaborare tra di noi, perché solo così si può far vivere Monte di Procida e possiamo far divertire tanti ragazzi. Quindi vi vogliamo fare ancora i complimenti per tutta la vostra organizzazione e per la vostra passione che riuscite a trasmettere a questi ragazzi. Grazie Andrea, veramente gentilissimo. La targa va al direttore tecnico dell'associazione Vivi l'Estate, Benedetta Scotto. Io ne approfitto, caro Paco, proprio in virtù di quello che diceva anche lo stesso Andrea Borrelli: da domani c'è la festa a Rione San Giuseppe. I preparativi veramente erano bellissimi, quindi non mancate. Per 3 giorni c'è una grandissima festa lungo via Principe di Piemonte per arrivare poi fino a via Bellavista. Veramente tanti spettacoli, tantissime cose buone, basta solo venire e divertirsi. Cara Benedetta, invece com'è andato adesso il torneo? Il torneo è stato un successo. Quando si parla di sport i ragazzi sono contenti e sono desiderosi di partecipare, ma soprattutto di vincere. Il torneo è andato benissimo. Per il calcio i campioni sono i ragazzi di New Quick Bites, invece per il basket quest'anno l'edizione è stata vinta dai ragazzi, o meglio gli immaturi di Misco. Una vittoria schiacciante, tra l'altro quella di Misco, perché hanno stravinto un po' tutte le partite. Esattamente, diciamo che il forte della scuola di Misco erano le ragazze. Verissimo, allora noi vi ringraziamo, vi diamo appuntamento domani per la festa dell'associazione Rione San Giuseppe. Subito dopo partono poi i giochi di Vivi l'Estate ad Acquamorta. Tantissimo divertimento, tantissima allegria. La sagra il 6, 7, 8 e 9 di agosto. Un ringraziamento ancora di cuore agli amici del Parco Benessere. Grazie.